Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuova prova oggi. Guardate cosa abbiamo di bello, la fantastica nuova Norden 901 dello Squarna. Maxi enduro stradale, motore 890 bicilindrico. È da veramente diverso tempo che aspetto di provarla, bellissima veramente come è fatta. E adesso ragazzi, iniziamo con la nostra prova. Sarà un giro, penso, di un video, penso, di una quarantina, una cinquantina di minuti. Sapete che mi piace fare video un po' lunghetti, delle prove diciamo un po' complete. Spero che l'audio si senta bene. Se così non dovesse essere, mi scusi in anticipo. Vediamo di uscire da qua. E poi vi racconto un po' la moto come è fatta. Ecco, questa è la parte del fuoristrada che in genere non faccio e oggi farò. Già finita. Questa sarebbe una moto da provare ovviamente in fuoristrada, ma sapete che io non faccio fuoristrada, quindi la moto la proverò in strada. Per quanto riguarda la Norden 901, velocemente vi ricordo che monta il motore bicilindrico 8,90 con una potenza di 105 cavalli a 8000 giri, mentre la coppia 100 newton metri a 6500 giri. La moto pesa secco 204 kg, altezza sella 854 mm, serbatoio 19 litri. Ciclistica, abbiamo un telaio tralicci in acciaio al cromo molibdeno, forcellone in alluminio, sospensioni VP Apex con la forcella a strie rovesciati regolabile da 43 mm, escursione 220 mm, mentre il mono escursione 215 mm, impianto frenante con un doppio disco anteriore da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini, a posteriore un singolo disco da 260 mm con pinza singolo pistoncino. Moto che monta cerchi da 21-18, gommata 90-90 all'anteriore, 150-70 al posteriore, ABS presente, volendo anche disinseribile in modalità off-road. Per quanto riguarda la strumentazione, TFT da 5 pollici, come pacchetto elettronico, traction control, l'MTC, motorcycle traction control, sensibile all'angolo di piega. Abbiamo tre riding mode, io adesso sono in street, poi c'è anche il rain, c'è anche l'off-road e opzionale, si paga a parte, c'è anche l'explore. E poi abbiamo il cruise control e anche il cambio elettronico che adesso tra poco andrò a provare. Proviamolo subito. Guardate come entra bene il cambio elettronico. Quinta, sesta. Apriamo un po'. Ragazzi, che spinta! Wow! Niente male davvero la spinta. Facciamo così, in questa prova cercherò di usare soltanto il cambio elettronico. Sapete che io sono uno abituato all'antica, però proverò a usare solo il cambio elettronico che per il momento mi sembra funzionare in maniera assolutamente egregia. Comoda la posizione di guida. Una moto non troppo ingombrante come dimensioni, sapete che io sono alto 1,87 e peso 80 kg. La posizione è comoda, assolutamente rilassata. Parabrezza, che non è enorme ma comunque sia, mi ripara abbastanza dall'aria. Qua abbiamo la presa. Schermo TFT fatto veramente molto bene. Molto ben leggibile. Adesso più o meno, cosa sono? Saranno più o meno le 3, vedete? Luce diretta sulla strumentazione, circa. Comunque si batte contro il sole e la strumentazione è ben leggibile. Un bello schermo fatto bene. Adesso facciamo un piccolo tratto di tangenziale, che sarebbe questo. Potrei ovviamente andare più veloce, ma sapete che essendo un video che va su YouTube tendo comunque a mantenere velocità abbastanza a codice. E poi ci dirigiamo verso una collina. È veramente da tanto che aspetto di provare questa moto. Una moto che, vi dirò la verità, mi fa prudere le mani e prudere anche il portafogli, perché è veramente bella.
prima di passare questo tratto dove hanno tolto l'autovelox. Acceleriamo un po', cambio elettronico, perfetto. Appena si sfiora il gas, la moto dà subito una spinta di cilindrico con un'ottima coppia e una buona potenza. Il cambio elettronico forse azzarderei che è uno dei migliori che abbia mai provato su una moto. Degli inserimenti, veramente degli innesti fluidi. Vi racconto un piccolo aneddoto intanto che andiamo in questo tratto alla natura lenta. In realtà, ragazzi, il video è iniziato in un altro modo, direttamente alla concessionaria, ma dopo tipo 2 minuti mi sono accorto che ho perso il portafoglio di tasca e sono tornato indietro per recuperarlo. Per fortuna l'ho trovato subito e quindi poi sono ripartito con il video. GoPro è ancora viva, bene. La moto ha pochissime vibrazioni, veramente per essere un bicilindrico direi che non vibra assolutamente. C'è qualche vibrazione, ma veramente di poco conto, sia questa andatura sia quando prima ero in tangenziale non ho notato assolutamente fastidi. È entrata male la marcia, qua forse l'ho messa male io. Oggi per fortuna fa caldo, prima prova con temperature primaverili. Questa è la terza prova dell'anno dopo Touareg e dopo Xscape 650. Questo tratto finirà a brevissimo e ci porteremo sul nostro pezzo di collina. Ben gestibile la moto anche a queste velocità. Tocco terra abbastanza bene con entrambi i piedi. Altezza sella per l'appunto 854 mm. Quindi non troppo alta come altre proposte, e questo secondo me è un bene assolutamente. Vedete? Tocco abbastanza bene, non con tutto il piede, ma comunque sia con buona parte del piede, con metà, da entrambe le parti arrivo a toccare terra. Ok, adesso via da questo tratto, così vi ho fatto vedere anche un pezzo di tratto urbano e adesso ce ne andiamo belli liberi per la nostra collina.
quanto riguarda l'impianto frenante, le pinze, cioè l'impianto frenante comunque sono, è marcato Husqvarna, è un impianto frenante della Jake One, azienda spagnola, però acquisita l'anno scorso, se vi ricordate, dalla Brembo, quindi possiamo quasi direi considerare l'impianto frenante un impianto frenante Brembo. Non sono male neanche gli specchietti, buone le plastiche anche, buona la costruzione. Moto molto particolare nelle forme, con questo faro LED all'anteriore circolare, però a me ha fatto veramente innamorare da quando si è vista come concept all'ECMA del 2019. Io onestamente vi dirò che amo questa moto. Ovviamente per chi magari non è molto esperto si può selezionare anche la mappa, il riding mode Rain, che diciamo rende la moto un po' più docile, se no passare in off-road, se no passare in Explorer, ma l'Explorer è un pacchetto che comunque si va a pagare a parte. Sospensioni niente male, queste VP Apex. E adesso qua iniziamo la nostra bella salita. Buona la cambiata con il cambio elettronico. Husqvarna lo chiama Easy Shift, fondamentalmente per l'appunto il cambio elettronico. Qua ci sono un po' di buche. Sapete che purtroppo noi abbiamo delle strade molto belle che vanno su per delle colline con dei bei panorami. Il difetto di queste strade è che sono veramente oscene lato buche. Sono delle strade messe veramente molto male, vanno bene però per le prove di queste moto, per vedere un po' il reparto sospensioni. Queste strade sono poco indicate ovviamente per le sportive, ma anche per le naked. Ma per queste moto vanno più che bene, anzi. Ottima la spinta. E a volte mi viene da usare ancora cambio normale. I freni si comportano molto bene. Questo doppio disco, l'anteriore, da 3,20 con pinze all'attacco radiale, e il posteriore con il singolo da 2,60 con doppio pistoncino. Un'altra cosa da ribadire è che ovviamente con moto che non sono mie non vado forte, e all'inizio devo comunque sempre prenderci un po' la mano, perché passo a provare i naked, passo alla mia sportiva e poi passo alle enduro stradali, quindi, o alle crossover, quindi ci va del tempo anche da parte mia per prenderci la mano.
però con questa Norden la confidenza è stata immediata. Molto, una moto che dà molto molto feeling. Soprattutto il cambio elettronico è veramente un piacere da utilizzare. Guardate che tipo, che strade assurde che abbiamo qua. Ed è un vero peccato. Il motore non è veramente niente male, è il motore che equipaggia anche la 8,90 Adventure e 8,90 Adventure R. Non mi aspettavo di meno. Mi tocco sempre la giacca perché ho paura di perdere i portafogli. Pensate se prima lo perdevo e non lo trovavo più. Guardate che bel panorama intanto. Direi che è uno dei migliori cambi elettronici che abbia mai provato, e tenete conto che questa è una moto comunque demo, quindi è anche un po' maltrattata, no? Dai vari test. Si balla su queste strade, si balla parecchio. Che si lascia guidare con una facilità veramente incredibile. Ovviamente non sto spingendo adesso, sto guidando assolutamente in maniera tranquilla. Mi piace molto però questo feeling, no? Che si riesce subito ad instaurare con il mezzo. Secondo me è molto importante questo aspetto, e non con tutte le moto è così. Siamo quasi arrivati in cima alla nostra collina. Cambiare con il cambio elettronico fatto così bene fa quasi sembrare la cambiata a un gioco. Andiamo su. Ovviamente in questa modalità cambio elettronico,
l'MTC Traction Control sensibile all'angolo di piega è attivo e lo vedete da questa scritta MTC on. Poi abbiamo velocità, abbiamo marcia inserita, che dalla GoPro non so quanto vedrete in video, comunque sia l'ABS road, livello carburante, giri, olio, eccetera eccetera. Direi che andiamo di qua. Molto buona la frenata. Mamma mia, appena sfiorate il gas un po' di più, appena andate dentro con il gas, il motore si trova subito pronto. Tipico dei bicilindrici con questa coppia e questa cilindrata. Bene, direi che adesso ci cerchiamo un punto per fare una pausa, fare la storia su Instagram classica, vi metto un video un po' della moto attorno fatta col telefono e poi ripartiamo per il secondo round. Lo facciamo qua la pausa, che mi sembra, guardate che bella, mi sembra una bella ambientazione. Per fortuna ci è andata bene oggi con il sole, ieri c'era nuvolo. La moto la lasciamo qua. Quindi adesso raga facciamo un bel taglio. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling dumb, but I've been looking up. Afraid to fall. God, I've been so down. Can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I'm down and on my knees, and I may fall as I'm so close to the Ok, foto, video, storia fatta. Adesso mettiamo via queste cose indispensabili, che sono le batterie della GoPro, perché la GoPro tende a non durare veramente nulla. E con questo zaino, se vogliamo, in tinta un po' con la moto, direi che possiamo anche tornare indietro e avviarci alla seconda parte della nostra prova. Comunque ragazzi, è veramente bellissima, anche da fotografare si presta bene all'obiettivo, guardatelo. C'è un signore che, passando di qua prima col furgoncino bianco, si è fermato soltanto per guardarla, per chiedere qualche informazione. Veramente colpisce, è una moto che colpisce. Allora, mettiamoci i guanti e
prepariamoci a tornare. Come sempre ragazzi, la prova sapete che ha una certa durata, ma io cerco sempre di tagliare le prove il meno possibile. Allora, siamo pronti, così diamo anche qualche giudizio sulla moto. Allora, direi che possiamo adesso tornare. Dicevo prima, per quanto riguarda l'altezza sella, guardate, tenendo la moto comunque al centro, bilanciata, devo dire che tocco meglio rispetto a prima durante il giro su strada, quindi guardate, tocco tranquillamente sia da una parte che dall'altra. Ok, consuma anche poco la moto, però la prova dell'altezza ve l'ho fatta in questa specie di piccolissima collinetta. Proviamo a farla sulla strada invece, tanto non passa nessuno. Sì, confermo ragazzi, tocco tranquillamente da entrambi i piedi. Dai, andiamo. Guardate che bei colori. Un attimo godendo il giretto, la natura. Oh, quando vuoi spingere comunque il motore è veramente sempre in tiro, sempre pronto. Vediamo un po' cosa ne penso della moto. Direi anzitutto che a me piace veramente un casino, e di difetti, quantomeno per questa prova su strada, devo dire che ne ho riscontrati veramente molto pochi. Ora, questa è una moto, vi dico sempre quando provo le enduro stradali, che andrebbe testata ovviamente anche in fuoristrada, però come vi ho detto prima, sapete che io non sono uno che va in fuoristrada. Probabilmente magari farò anche un corso prima o poi per portarvi delle prove delle moto nuove anche su fuoristrada, ma adesso ovviamente non è che prendo la Norden e mi improvviso fuoristradrista, se così si dice, perché capite che il rischio di fare un patatrack potrebbe essere abbastanza elevato. Però per quanto riguarda la prova su strada, allora, cosa dire? Beh, il motore è ottimo, per quello che l'ho tirato non è che sto andando forte, però il motore riprende bene, spinge bene, ai bassi è subito pronto, terza, quarta marcia, appena aprite il gas, comunque anche a regimi bassi devo dire che è sempre abbastanza in tiro, quindi è un motore bello cattivo, bello arrabbiato. GoPro che registra. Poi il cambio elettronico funziona veramente da Dio, cioè cambio elettronico veramente secondo me più che perfetto, e ripeto, questa comunque è una moto da demo ride, quindi è anche un pochettino strapazzata. Buonissima anche il reparto freni, molto buona la frenata, molto efficace assolutamente, all'altezza senza dubbio. Ottima la posizione in sella, la moto è comoda, non è ingombrante assolutamente, ti permette comunque di guidare in tutta leggerezza senza preoccuparvi degli ingombri. Altre cose, buone anche le sospensioni,
le vibrazioni sono poche, cioè alla velocità che avete visto non ho riscontrato problemi particolari di vibrazioni, anzi per essere un bicilindrico devo dire che vibra poco. La sella è comoda, non è molto imbottita, ma devo dire che è comoda. Parabrezza che vi confermo proteggere abbastanza bene, non è enorme, però comunque io sono riparato, anche se la GoPro comunque essendo sulla sinistra del casco rimane esposta all'aria. Strumentazione molto ben leggibile, anzi non è uno schermo enorme, magari 7 pollici, ma rispetto a TFT più grossi che ho provato, devo dire che questa forse è una delle strumentazioni insieme agli schermi BMW più leggibili che abbia mai visto. Come estetica, ve l'ho detto prima nel video anche che avrete visto sabato, a me devo dire che la moto fa veramente impazzire. È una moto con uno stile particolare e mi rendo conto assolutamente, ma veramente secondo me hanno fatto in squarna un lavoro egregio. Questo faro circolare tondo all'anteriore full LED è veramente molto bello. Provando a frenare un po' più forte, un pelo più forte, e i freni sono più che perfetti. Qua rallentiamo. Anche andare di là dove passa quell'autobus adesso, quel furgone, è un bel giro. Magari un giorno vi porterò una prova anche da quelle zone, non appena scoprirò come ci si arriva. Qua c'è un semaforo che non c'è mai stato. Anche a bassa velocità è una moto tranquilla da utilizzare, il motore non strappa. Poi comunque ci sarebbe da provare anche la modalità Rain, quella da fuoristrada off-road, e anche l'Explore, ma non sono sicuro che su questa moto abbiano messo l'Explore. Comunque noi la proviamo in street. Molto buona la frenata, ve lo confermo, anche se non sto staccando a 200 all'ora. È maneggevole la moto anche, comunque tra le curvette vi permette di muovervi bene anche sulla sella. Posizione di guida, ovviamente potete guidare eretti come adesso sono io, quindi posizione adatta per magari dei viaggi a medio raggio, medio lungo. Però volendo potete anche, come sto facendo in questo momento, caricarvi, vedete, più sui polsi, e in questo modo avrete una guida più consona per una guida tra il misto stretto, nel misto stretto. Mi sto dimenticando come si usa il cambio normale. Queste strade comunque sono sempre così brutte che di fatto possiamo considerare quasi la prova su strada come una mini piccola prova anche in fuoristrada. Ovviamente si fa per dire, si fa per ridere, però sono veramente strade messe male.
Che spettacolo di moto! Che spettacolo di moto per il feeling che riesce a darti. Qua adesso ho frenato abbastanza forte, freni che rispondono in maniera egregia. Buche, buche. Ok. Ed eccoci giunti in fondo alla collina. Ci avviamo sul percorso del ritorno della concessionaria. Beh, che dire, la velocità comunque l'avete vista poco fa, non andavo ovviamente velocissimo, però comunque la moto veramente è in grado di darvi veramente molto feeling. Grazie a questo un ottimo lavoro sicuramente di bilanciamento dei pesi, delle masse, insomma è una moto che vi si cuce in fretta addosso. Il tutto coadiuvato, unito da questo cambio elettronico, fatto veramente molto bene. Ovviamente qua però abbiamo anche altre informazioni, c'è il trip, c'è la batteria, ora c'è anche, ci sono anche i gradi, uno schermo definito anche molto bene, con un bel contrasto anche tra il nero e i colori gialli, colore tipico Husqvarna. Questo qua ha deciso di sabotare il nostro giro, evidentemente. Da solo in macchina con la mascherina, boh, valla a capire certa gente, ma vabbè. Questa è una di quelle moto dove è veramente molto facile andare veloce senza che ve ne rendiate conto. Non è una sportiva, però magari siete in città, volete andare entro i limiti e magari non ve ne rendete conto, aprite leggermente più il gas e vi trovate magari a 70-80 all'ora. Facciamo un piccolo tratto di città, un piccolo tratto di tangenziale, così giusto per vedere se tutto va a modo nostro, se ci piace. Anzi, passiamo di qua, dai, facciamo un giro diverso per il ritorno, proviamola un po' di più in ambiente urbano, allunghiamo leggermente. Vedete, a bassa velocità la moto non dà assolutamente problemi. Discorso altezza sella, mi sono ricordato, se non sbaglio si può mettere la 8,54 oppure anche la 8,74, quindi avremmo due opzioni. Qua direte voi, adesso farà un taglio? No, non faccio un taglio perché vi metto la prova più completa possibile. Io spero che apprezziate queste prove da lunga durata. Una volta vi portavo prove da 20 minuti al massimo. Mi rendo conto che prove di un'ora su YouTube sono belle lunghe da assorbirsi, però ragazzi, oh, a me piace così, cercare di portarvi delle prove un po' lunghe, farvi entrare anche se vogliamo nel mood, no? Nell'atmosfera della prova, della guida di questa moto. Sono sensazioni provare moto che non si possono trasmettere
con un video, questo è ovvio, però capite, magari l'atmosfera, i suoni, il vento, anche il discorso vento, ovviamente si potrebbe tagliare un po' tramite software il vento, però ve lo lascio perché vi rendete conto anche del vento che prendo io, ecco, quando provo la moto. Insomma, tutto crea un effetto atmosfera, dai. Almeno io la penso così, poi nei commenti fatemi sapere se preferite più avanti, magari prove un po' più corte, ecco. Tanto tagliare i video non ci metto nulla. Quindi guida in città promossa. Cioè, è una moto che non strappa, tranquilla. Ambulanza. Ora facciamo un tratto in tangenziale dove arriverà molta più aria addosso. Beh, direi che come consumi sono molto buoni perché non è calato quasi di nulla l'indicatore. Un po' più piano. Limite 90 su questo tratto. L'autovelox ho visto che non c'è, se lo sono portati via nella notte, penso. Bene, questo è bene. Che spinta, che spinta. Anche a questa velocità, 100 all'ora, pochissime vibrazioni. Lo so che volete che faccio questo tratto a 220, ma non si può. Vediamo.
Ok, dai, direi che tempo di conclusione a questo punto. Allora, quanto costa la moto? La moto costa a partire da 15.090 euro. Poi sul sito ho trovato i vari optional, i vari accessori, eccetera eccetera. Questa è una maxi enduro stradale, io l'ho trovata veramente molto buona sotto praticamente ogni aspetto, a partire dalla frenata, dalla ciclistica, poche vibrazioni, ottima la seduta, molto bella la strumentazione. Il motore poi è un motore capitolo a parte, ragazzi, è un motore che spinge forte, questo è un motore con una buona potenza, ma soprattutto un'ottima coppia. 100 newton metri a 6500 giri sono veramente veramente tanti. È una moto che mi piace veramente, non ci trovo difetti particolari, escludendo ovviamente il fatto che la moto non l'ho provata in fuoristrada. Però per quanto riguarda questa prova, devo dire, ragazzi, che sono assolutamente più che soddisfatto. Una moto che ha un costo, mi rendo conto, 15.000 euro non sono pochi, ma è una moto assemblata bene, con un bel design, una bella estetica molto particolare, che colpisce anche alla vista, che non guasta mai come cosa, molto belle le plastiche. Ragazzi, ottimo motore, ottima ciclistica, ottimo impianto frenante, buona elettronica, c'è traction control. Un paio di volte mi sono accorto che ha corretto intanto che andavo su in collina. Veramente una bella moto, ragazzi, quindi per me sì, è consigliata. Veramente un ottimo lavoro da parte di Husqvarna. Direi quindi che ci salutiamo, da questo video è tutto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, insomma, di questa moto, se vi può piacere il video, se vi è piaciuto questo test, l'audio com'è andato, se si è sentito tutto bene e se apprezzate il video da questa da questa durata. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!